questo nuovo video. Siamo qui in compagnia di Sergio. Siamo qui con Alessio. Oggi siamo qui perché volevamo fare un video abbastanza particolare per sostenere tutte quelle persone che non hanno effettivamente la possibilità di acquistare anche un panino semplicemente dal McDonald's dal valore di un euro. Siamo qui, ragazzi, appunto per comprare dei panini e regalarli ad alcuni senza detto che abitano appunto in questa zona o comunque nei dintorni di Roma Centro. Ok, allora 3, 4, 5. Ok. Grazie. No, grazie. 5 hamburger comprati. Davvero uscire al McDonald's, ragazzi, mi ha fatto trovare delle persone a cui regalare appunto questi hamburger. Questo è un video, ragazzi, che volevamo fare per sensibilizzare appunto i ragazzi della nostra età ogni tanto a compiere un gesto di bene, giusto che specialmente nella mia città, essendo Roma, quindi la capitale d'Italia, è più frequente trovarmi queste persone in centro che in borgata. Diciamo che appunto ho voluto realizzare questo video unicamente a scopo comunque di aiuto per queste persone, perché molte volte mi è capitato di trovare un artista di strada che meritava tanto perché faceva della bella musica, oppure ballava bene, oppure riusciva a suonare bene uno strumento, e mi è capitato la maggior parte delle volte di lasciargli anche quell'euro, quei 2 euro, che comunque in qualche modo so che lo potrebbero aiutare nel suo piccolo percorso, nella sua piccola carriera. Tutto questo niente, come stavo dicendo, adesso dobbiamo trovare soltanto una persona a cui regalare questi hamburger. Ci sono 3 milioni di turisti perché si sta avvicinando l'estate. Alessio ha sempre il giacchetto anche se fanno 30 gradi. Fa un caldo della madonna. Ah! Una volta! Gala Dance! Lo fa partire la Gala Dance! Sei bello? Ah, questi ragazzi sono i libri veri. C'è Splendore, c'è... questo è il nostro mio. Link in descrizione per acquistare il fantastico libro. Il mio? No, il tuo fra un po'. Very soon, il libro di Alessio. La signora che abbiamo provato adesso a dare un panino l'ha rifiutato per non so quale motivo. Più che altro è che credo che queste persone non abbiano così fame se vai a rifiutare un panino. Io essenzialmente, se avessi veramente tanto fame, accetterei qualsiasi cosa da mangiare. Mi sembra proprio che non aveva proprio bisogno di cibo, ma di soldi per non so cosa farci. Molte persone appunto si mettono così per strada a raccattare dei soldi per comprarsi delle sigarette anziché del cibo, dell'acqua, come la signora di prima. Pongo più rispetto alla signora a cui abbiamo dato 2 panini che alla signora che stava adesso qui per terra. Cioè, ci stiamo cercando da un'ora, veramente, i panini stanno anche freddando. Speriamo almeno questa persona accetti i nostri panini, che sennò, ragazzi, veramente non so cosa fare. Buona giornata. Ragazzi, qui da Roma Termini, io e Alessio abbiamo compiuto il nostro gesto d'amore. No, comunque, tralasciando tutto, abbiamo consegnato tutti quanti i panini che avevamo comprato. Fate sapere qui sotto nei commenti se volete altri video dove regaliamo altre cose. Detto questo, ragazzi, io spero che comunque in qualche modo questo video vi sia piaciuto. Io vi invito ogni tanto a fare questi piccoli gesti, se avete anche un euro o se potete comprare un panino a qualche mendicante che vedete per terra che ha qua bisogno di cibo, perché io sono la tipa che molte volte preferisce dare da mangiare a qualcuno che dei soldi, perché la maggior parte di queste persone preferisce buttarsi ad esempio in droga o comunque sostanze stupefacenti per non pensare alla vita che vivono. Detto questo, io vi invito a lasciare un bel like a questo video, o metà Roma Termini che mi sta guardando, ma ehi, ormai io sono un influencer. Spero anche che questi miei piccoli boccoletti vi piacciono, questo piccolo ritorno al passato. Ora sto cercando di raggiungere Alessio perché l'ho accannato, perché mi sono messa a camminare da sola per 40 minuti. Detto questo niente, vi invito a seguirci sulla nostra pagina ufficiale. Ciao, sono Kevin insieme. Alessio Official su Instagram, seguiteci. Ciao. Un bacio.